Guarda, guarda come si stanno Stiamo parlando parlando. tanto oggi, Sì. però il momento è importantissimo È per importantissimo, loro. E devono veramente. trovare la concentrazione, il pubblico li sostiene, ma in questi momenti forse è meglio riuscire a isolarsi, ecco, essere tu, il tuo partner e il ghiaccio. Poeta e nel viento, questo programma che hanno anche rivisto con Stefan Lambier. Vai! No, Purtroppo caduta di Stefania, ma è solo un errore. Bisogna andare avanti.
Eccoci, bene, per Stefania Bertone andrà oltre, che adesso inizia la lunghissima attesa per il punteggio. Solo un attimo, chiedo a Rosanna anche di passare la cuffia ad Andrea Bongiovanni. Quante emozioni abbiamo sofferto, c'è stata anche a un certo punto una chiamata strana, abbiamo visto del pannello tecnico, però adesso vederli così sorridenti, Andrea. Non so, sì, dobbiamo aspettare, lì, sì. Vero, perché i francesi hanno fatto una grande prova. Steffi Ondre un errore grave, un paio di imperfezioni le hanno, bisogna vedere adesso cosa succede, appunto. Stiamo controllando i punteggi che si portano dallo short, andiamo a vedere, loro devono poter battere il punteggio di 114-54 per poter andare in testa. Noi non vi vogliamo dire niente, abbiamo i brividi, vediamo il pannello tecnico che lavora, c'è un grandissimo abbraccio tra Stefania Bertone e Ondra Otarek, è il momento di aspettare, giusto Andrea? Sì, va anche detto che ieri hanno fatto tutto bene e la giuria ha premiato giustamente quello che hanno fatto, per cui se il criterio resta lo stesso c'è anche caso, appunto, che la prestazione venga valutata bene, ecco, proprio per quello che hanno fatto, insomma, non oltre, però, come dire, c'è una buona predisposizione, ecco, questo intendo dire. Sto vedendo intanto un grandissimo abbraccio, un abbraccio meraviglioso, immenso, tra Franca e i suoi atleti. Franca è soddisfatta, penso che anche per lei. Adesso aspettiamo, voi avete fatto il vostro. Intanto Rosanna, possiamo andare a rivedere proprio nella particolarità, siamo stati in silenzio durante l'esercizio, ma adesso facci capire cosa è successo. L'unico errore sul salto di Stefania, sul triplo salto, mentre tutto il resto mi è sembrato molto ben eseguito, a partire dalla prima combinazione di triplo, doppio, doppio. C'è ancora un attimo di attesa su... La chiamata, no, è stato sistemato. No, adesso è stato sistemato perché a un certo punto era stato chiamato, come se ci fossero due lanciati uguali, giusto Rosanna? Esatto, quindi non si possono eseguire due lanciati dello stesso genere. Invece assolutamente è stato poi corretto dal pannello. Guarda, intanto inquadrati Stefania Bertone, Ondra Otarek. È un'emozione infinita, veramente. Intanto... Italia. Dobbiamo aspettare il punteggio. Stefania Bertone, Ondra Otarek, Isita Riesa. La storia. Bene, questo è l'appuntamento con la storia. Bravi. Ce l'hanno fatta. Stefania Bertone, Ondra Otarek sono primi in questo momento. Ci sono solo due coppie che devono scendere sul ghiaccio. Dunque, Stefania Bertone, Ondra Otarek sono sul podio, davvero un risultato straordinario. Zagabria, la città azzurra, accoglie un risultato storico per le coppie d'artistico in Italia. Mai nessuno c'era riuscito. Stefania Bertone, Ondra Otarek sono sul podio. Questa è l'immagine più bella, l'immagine che ci aspettavamo. Franca Bianconi con i suoi ragazzi hanno lavorato tantissimo, davvero si meritano questo risultato. Stefania Bertone, Ondra Otarek ottengono il punteggio di 123-17 per quello che riguarda il loro free, un totale di 187-45. Sono stati premiati gli skating skill 779, 743 le transition, 775 la performance, 775 la coreografia, 779 l'interpretazione.